Ecco il nuovo killer appena arrivato con la PTB di Dead by Daylight, il cavaliere con le sue tre competenze uniche e il suo potere compagnia d'arme. In realtà lo sto provando soprattutto perché hanno attivato la modalità di gioco, di allenamento con i bot nella PTB e probabilmente diventerà, chissà, si spera ufficiale con la prossima release anche di questo DLC del cavaliere. Era una modalità che aspettavo da diverso tempo, anche per vedere un pochino come funziona, per giocare da soli, ma soprattutto per provare i killer, le competenze, i vari perk, insomma, senza quei giocatori tossici che disturbano la sperimentazione. Andiamo a vedere velocemente le competenze del cavaliere a questo punto. Impossibile nascondersi. Quando danneggi un generatore, riveli l'aura di tutti i sopravvissuti entro 24 metri dalla tua posizione per 5 secondi. Maledizioni affronta l'oscurità, ferire un sopravvissuto accende un totem spento, attiva questa competenza e maledice quel sopravvissuto. Quando la maledizione è attiva, tutti gli altri sopravvissuti al di fuori del tuo raggio di terrore urleranno a intermittenza, tipo il dottore, rivelando la propria aura per 2 secondi ogni volta. Anche gli altri sopravvissuti vedono l'aura del sopravvissuto maledetto per 8 secondi. Ok. Quando il sopravvissuto finisce in fin di vita o ritorna sano, il totem maledizione si spegne di nuovo e questa competenza si disattiva. La competenza si disattiva definitivamente quando il relativo totem maledizione viene ovviamente purificato. Boria. Ogni volta che un sopravvissuto ti stordisce, subisce vulnerabilità per 20 secondi. Interessante. Cattivo. Leggiamo la compagnia d'arme. Abilità speciale, pattuglia delle guardie. Premi il pulsante del potere per attivare la modalità pattuglia delle guardie. Una volta attivata, cammina per creare un percorso di pattuglia. Durante la modalità pattuglia delle guardie, puoi mirare a un generatore in corso di riparazione, a un bancale a terra o a un muro frantumabile e premere il pulsante d'attacco. In questo modo evocherai una guardia che completerà l'azione di rottura sull'oggetto selezionato. Chiaro, puoi anche toccare il pulsante del potere o svuotare del tutto la barra del potere per terminare la modalità pattuglia delle guardie. In questo modo evocherai una guardia che seguirà e pattuglierà il percorso creato. Esistono tre diverse guardie che vengono evocate ogni volta nello stesso ordine: il Carnifex, che distrugge o danneggia gli oggetti più rapidamente, l'assassino, che si muove più rapidamente durante la cattura, e il carceriere, che pattuglia più a lungo ed è più efficace nell'individuare i nemici. Abilità speciale delle guardie è cattura. Mentre una guardia di pattuglia può scorgere e individuare i sopravvissuti. Se viene individuato un sopravvissuto, la guardia si muoverà verso di lui, pianterà uno stendardo nel terreno e punterà a catturare il sopravvissuto per un dato periodo di tempo. Il sopravvissuto può sfuggire alla guardia, liberando dal gancio un altro sopravvissuto, afferrando lo stendardo o restando in vita per tutta la durata della cattura, quindi sopravvivendo all'inseguimento in pratica. Se il sopravvissuto viene attaccato dalla guardia o dal cavaliere, la guardia svanirà. Quando una guardia abbatte un sopravvissuto, il cavaliere riceve una notifica dell'istinto del killer. Ok, va bene, sembra un pochino complesso, difficoltà moderata. Il cavaliere, eccolo qui, somiglia tanto a un personaggio di Elden Ring. Va bene, noi partiamo con le sue tre competenze base. Un Mori, vogliamo metterci qualche accessorio. Dopo aver evocato una guardia, il cavaliere ottiene punti sangue di simulazione raddoppiati per 20 secondi. Mettiamo questo. Quando un sopravvissuto sfugge a una cattura in qualunque modo escluso lo stendardo, quel sopravvissuto subisce rallentamento e sfinimento per 15 secondi. Dopo aver evocato una guardia, la velocità di movimento del cavaliere aumenta del 10% per 6 secondi. Il memento mori. Mettiamo anche una quarta competenza. A questo punto metterei un semplice barbecue and chili. E abbiamo già piazzato i nostri bot qui, come vedete. Basta fare così. Potremmo togliere, di cavolo, vi faccio vedere, rimuovi i bot. Si possono sia invitare gli amici che aggiungere dei bot. Ok? Chiaramente le skin, immagino che resteranno queste base. Questa è una cosa un po' bruttina, spero che possano cambiarla. Non hanno oggetti con sé, anche se io qui, personalizzando la partita, posso scegliere la mappa, posso scegliere le competenze, gli oggetti, accessori. Ho barrato, insomma, ho selezionato tutti. Quindi, vediamo. Andiamo. Proviamo il killer con i bot. La piazza distrutta, il borgo decimato, bellissima. Bella mappa. Super arancione, rosso, arancione. Allora. Che passi pesanti. Allora, vediamo un po'. Carino. È una super piazza praticamente. Qui c'è qualcuno, eccoli. Ok, scappano, li vedo abbastanza reattivi. Che ha fatto? Ti buggato? Ok. Va bene, un po' di inseguimento si fa comunque. Il giusto, il giusto.
il giusto, senza esagerare troppo. Va bene. Vabbè, a fare. Proviamo a usare il potere. Perfetto, lui lo calcia. Ok, ottimo, l'ho calciato al posto mio. Qui c'erano dei sopravvissuti, li ho visti. Eccoli qui, Feng Min. Ecco Claudette. Ottimo. Ok, è stato salvato. Sbagliato il loop. Ottimo. Dove cavolo è l'uncino? È lontanissimo. Non vedo gli stendardi. Vabbè, è una cosa che sicuramente va capita probabilmente. Allora, lì c'è... Ok. Allora, guardi, andrei a prendere... Proverei a prendere Bill. Questa viene sicuramente a fare il save. Andato male, però abbiamo trovato Bill. Cavolo. Pesante questo attacco, eh. Ok, raddrizzato. Buggato? Va bene, un po' di bug. Adesso abbiamo calciato, no? Sì. Ok. Attenzione, l'ha vista, bellissimo. Che figata. Wow. Forte. Carino. A parte anche questa tromba d'assalto. Ci piace. Ok, lì è stato fatto il save. Mi dispiace, Bill. Accidenti. Troppo presto sto colpendo. Vorrei portarlo in uno spazio aperto. Vediamo se posso fare il Mori. Sì, vediamo il Mori. Oh wow. Cattivissimo. Mori è abbastanza cattivo. Qui hanno rifatto il gen. Ok, qui c'è Meg. Allora io pattuglierei questo qui. Non lo vede? No, perché sta rompendo il gen. Va bene. E gli ho dato l'azione della riparazione del gen. Quindi altrimenti partiva la rivelazione probabilmente. Butta il pallet. Almeno l'ho liberata. Qui ho liberato il loop. Ok, sono tutti e due lì. No, facciamo una cosa, rendiamogli un po' la vita impossibile.
trova nessuno. Perché sono arretrati, eccoli qui. Devo aspettare che si ricarichi l'abilità. Però voglio provare a fare una cosa. Non è già uscita dal raggio. L'ha vista. Ok, vediamo come funziona. Ottimo, piazzato uno standard, ok. Quindi resistono un pochino questi... questi cavalieri, diciamo. Ok, carino. Lì ci sono i due che si curano. Posso già... voglio cercare di... dici quella direzione. Vai. Non l'ho visto però. No. Come ha fatto? Dove è andata? È qui dietro. Una maledetta Feng Min. Bisogna indovinare bene la posizione, eh? Altrimenti non funziona. No. Ok. Ah, prima la devi individuare. Ok, lentissima però, eh? Un po' lentuccia nell'attacco questa cosa, perché deve, come se dovesse caricare una fase di reveal. Non ci arriveremo mai a quell'uncino. No, si divincola, si divincola. Forse sì. Prova a buttare il pallet, no? Attenzione che l'ha vista, eh? Oh mamma mia! Bellissimo, due killer! Divertente così. Adesso non ti divincoli, ciccia. No. Dov'è la tua amica? Eccola. Vediamo se la riveliamo. Mi sa di sì. No? No, si è allontanata allo shack. Cosa mi blocca? Davvero, non posso passare. E qui comunque. Eccola lì. Vediamo se riusciamo a fare una cosa. Carica tutto. Dai, 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 dai. No? Eccola. Hai commesso il grave errore di correre, caro bot. Caro bot.
Bello, rompo anche il pallet al posto mio. Questo può essere interessante se uno lo padroneggia per fare dei loop. Ad esempio, può essere molto interessante. Va bene. Ah, aspetta, aspetta, possiamo fare il Mori. Portiamocela qui sotto l'albero rinsecchito. Ci facciamo l'ultimo bel Mori della partita e via. In pratica partecipano tutti i cavalieri, ok. Molto carino. Interessante questa modalità bot. Si possono provare diverse cose, secondo me. Implementarla un pochino, già così va bene. Come livello base,